Un presidio regionale in Piazza Scala a Milano per dire basta attese e chiedere l'immediato rinnovo del contratto. Sono oltre 100.000 i lavoratori e le lavoratrici lombarde del settore tessile e abbigliamento che da un anno e mezzo aspettano che la parte normativa ed economica del loro contratto di lavoro sia aggiornata e rivista. Oggi siamo a rivendicare il fatto che la controparte non si siede al tavolo in modo adeguato, nel senso ci sono distanze molto lontane tra le posizioni sindacali e quelle della controparte. C'è un problema legato al salario, non tanto al mero salario vero e proprio, ma al meccanismo di calcolo, quindi relativo allo scostamento dell'ICCA, del valore dell'ICCA. L'altra questione è più una questione di tipo normativo, quindi la controparte ci ha proposto di inserire all'interno della struttura contrattuale una sorta di deroga alla legge 223 che darebbe mano libera ai datori di lavoro per la gestione delle riorganizzazioni. Su questo noi siamo assolutamente contrari. Il contratto è sempre di moda, lo slogan dell'iniziativa che ha visto un'ampia partecipazione di delegati provenienti da tutta la regione e che in questi mesi hanno dovuto affrontare condizioni di lavoro difficili e il taglio degli stipendi. Dopo un anno terribile di pandemia, il nostro comparto ha subito molti danni. Io credo che con la contrattazione di secondo livello e i delegati e le delegate nelle aziende si possa restituire ancora maggiore dignità ai lavoratori del comparto e premiare i lavoratori e le lavoratrici che in questo anno hanno dimostrato ancora di più la propria professionalità e le proprie competenze nei propri luoghi di lavoro. Allora, io sono una lavoratrice del mondo tessile da ormai 37 anni. Ogni rinnovo del contratto, comunque sia, si tenta sempre di attaccare i diritti acquisiti. Come donna nel mondo tessile diventa veramente molto difficile poter accettare straordinari obbligatori, poter accettare riduzioni di ferie. Massima disponibilità nei confronti dell'azienda, flessibilità continua. Le donne fanno veramente molta, molta, molta fatica, perché comunque il dover dare al 100% la disponibilità va a influire molto sulla famiglia. E basta, è ora di finirla che si attacchino sempre solo i diritti, solo dover, a noi danno solo doveri e continuano ad attaccare i nostri diritti. Ai miei colleghi, e penso tutto il settore tessile, ha subito un enorme danno e un'enorme beffa, direi, anche da questo punto di vista, perché non avendo, essendo stato così colpito duramente, perché lo sappiamo, il tessile rispetto magari a un settore del commercio ha subito, un danno più gravoso, ecco. E in più la beffa di non avere in mano il contratto. Cioè, quindi io dico, che sarebbe il caso di che ognuno si prendesse le proprie responsabilità. Il presidio, supportato anche dalla sezione ANPI del Coro della Scala, si è concluso con l'intervento dei segretari di FEMCA CISL, FILCTEM CGIL e WILTEC UIL. E ci troviamo di fronte a una controparte che vuole togliere diritti a tutti i lavoratori, li vuole togliere mascherandosi dietro una crisi che sì c'è, la pandemia ha messo in difficoltà sì le aziende, ma prima di tutto ha messo in difficoltà i lavoratori, per chi si è visto ridotto gli stipendi sono stati i lavoratori. E quando queste aziende facevano utili a doppia cifra, non sono venuti da noi a dire dividiamo gli utili con i lavoratori. Questo non l'hanno mai fatto. Quindi è giunto il momento che dopo 15 mesi che questo contratto è scaduto, perché siamo ormai a 15 mesi di scadenza, che il contratto va rinnovato e lo vogliono chiamare un contrattino. Il contratto tessile non sarà mai un contrattino, il contratto tessile occupa 450.000 addetti, una filiera lunghissima con diversità al proprio interno.